Il primo ministro israeliano Netanyahu cita la Bibbia e nega la possibilità di un cessate il fuoco. Le scuole gestite dalle Nazioni Unite sono un rifugio per i bambini a Gaza. Più di 2.000 sono morti nei bombardamenti. L'esercito ucraino dichiara abbattuta una postazione del sistema russo di difesa antiaerea in Crimea. Per Kiev è un successo strategico. Così il settore dei combustibili fossili ha schivato le tasse sugli extra profitti, la denuncia delle associazioni ambientaliste. Gli attacchi israeliani sono continuati anche nelle ultime 24 ore, mentre centinaia di migliaia di civili palestinesi hanno trascorso un'altra notte di paura a Gaza. Secondo le autorità sanitarie si sono registrate altre 50 vittime. Nel 24esimo giorno di guerra le truppe israeliane, appoggiate dai carri armati, hanno ampliato le loro operazioni di terra all'interno della striscia, liberando la soldatessa Ori Megidish, presa in ostaggio da Hamas nel raid del 7 ottobre. Il primo ministro israeliano Netanyahu esclude un cessate il fuoco. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war. L'agenzia ONU per i palestinesi riferisce che la crisi umanitaria a Gaza continua a peggiorare. Non c'è abbastanza acqua, cibo, medicine e carburante. Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, ha affermato che impedire gli aiuti potrebbe costituire un crimine di guerra. I want to underline clearly to Israel that there must be discernible efforts without further delay to make sure civilians receive basic food, medicine, anesthetics, morphine. We hear reports of operations taking place without these basic medicines, as if we're in the Middle Ages. Alle prime ore del mattino di martedì le sirene per i razzi da Gaza hanno nuovamente risuonato nelle comunità israeliane intorno alla striscia. Lo ha reso noto l'esercito di Tel Aviv, ribadendo che la popolazione deve ripararsi nei rifugi. L'esercito israeliano ha dichiarato che una soldatessa catturata durante l'incursione di Hamas del 7 ottobre è stata salvata a Gaza. È la prima dall'inizio della guerra. I dettagli del suo salvataggio rimangono sconosciuti, ma la giovane sarebbe illesa. I soldati israeliani l'avrebbero salvata mentre procedevano con l'invasione di terra di Gaza. Mentre Israele avanza via terra verso la città di Gaza, Hamas ha invece pubblicato un video di tre donne tenute in ostaggio che accusano il governo israeliano di negligenza politica e chiedono un accordo immediato per lo scambio degli ostaggi con i prigionieri palestinesi. Si dice che circa 230 ostaggi siano ancora prigionieri di Hamas, ma sta diventando chiaro che molti potrebbero non essere vivi. È il caso della 23enne tedesco-israeliana Shani Luk. È stata una delle vittime dell'attacco di Hamas del 7 ottobre al Nova Festival. Sua madre ha lanciato un appello disperato al pubblico e ieri ha ricevuto la triste certezza che sua figlia è morta. Le famiglie degli ostaggi continuano a fare pressione sul governo israeliano affinché il loro salvataggio diventi una priorità. Più di 200 letti vuoti, che rappresentano le persone prese da Hamas, sono stati disposti davanti all'ufficio del sindaco di Gerusalemme in un gesto simbolico. Sotto gli implacabili bombardamenti, le scuole gestite dall'ONU a Gaza, come questa a Khan Yunis, sono diventate un luogo dove rifugiarsi per migliaia di famiglie. Per i bambini nei territori palestinesi, la vita quotidiana ha subito una brusca e violenta interruzione, ma anche in mezzo alla distruzione della guerra, alcuni stanno cercando di restituire ai bambini una parvenza di normalità attraverso il divertimento e i giochi. المجازر الآلية هي جزء من عملية وجود نوع من أنواع الفزع والقلق والخوف اللي بتنتقل للأطفال في قطاع غزة معرض للخطورة في أي وقت ممكن وأنا جاي للنشاط أكون معرض للخطورة ولكن إحنا
دورنا المجتمعي ودورنا كشباب فلسطيني مسلم ان احنا نقدم انشطتنا ونخفف على ابناء شعبنا وهذا الامر بالنسبه لنا. Sullo sfondo delle esplosioni e nonostante i rischi sempre presenti, i bambini riescono a trovare momenti di tregua giocando con i loro amici. La guerra tra Israele e Hamas ha avuto un impatto devastante sui giovani della regione. اتصل علينا اليهود وقالوا انا ببساطه كثير لان اليوم لعبونا ولعبنا في المدرسه فرحنا. There is no drinking water or food, which is the most basic human right. We can't sleep because of the strong sounds made by Israeli planes. Le Nazioni Unite stimano che tra i 2 e i 3.000 bambini palestinesi siano stati uccisi, mentre si ritiene che più di 30 bambini israeliani siano stati uccisi da Hamas nel raid del 7 ottobre. Il centro di comunicazione strategica dell'esercito ucraino ha fatto sapere su Telegram di aver colpito con successo un sito strategico sulla costa occidentale della Crimea, dove era collocato un sistema di difesa antiaerea russo. L'attacco è avvenuto grazie al lancio di 2 missili a lungo raggio ATACMS. Da Mosca nessuna conferma. Il ministro della difesa russo Sergei Shoigu dalla Cina ha messo in guardia l'Occidente dall'evitare un più grande conflitto nucleare. Распространить конфликтный потенциал на Азиатско-Тихоокеанский регион. При этом линия Запада на неуклонную эскалацию конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями. Nella capitale ucraina 2000 persone hanno partecipato alla corsa di un chilometro dedicata alle vittime della guerra e finalizzata a raccogliere risorse per i connazionali al fronte. Gli organizzatori hanno permesso ai corridori di indicare sul pettorale da gara il nome di una persona a cui dedicare la competizione. На сьогоднішній день уже не будуть живими і я не зможу пожати їм руку чи посидіти з ними, але вони лишаються отут всередині на все життя. Це така вдячність усім, хто захищає і захищав, напевно, нашу країну. І я вважаю, що це просто ще показує те, що ми не є байдужими до того, що зараз відбувається. Тра й партиципанти anche chi porterà per sempre sulla propria pelle le conseguenze della guerra. Le aziende del settore dei combustibili fossili sono riuscite a indebolire, schivare o ridurre l'importo delle tasse sugli extra profitti imposte dai governi europei durante la crisi energetica. È l'accusa di Fossil Free Politics, una coalizione di associazioni ambientaliste che ha organizzato a Bruxelles un evento di denuncia contro i giganti del settore. In Italia, Eni ha raddoppiato i suoi profitti nel 2022 grazie soprattutto all'aumento del prezzo del gas e la tassa straordinaria del 25% decisa dal governo di Mario Draghi non ha funzionato, sostengono gli attivisti. The law was written so badly that all energy companies have appealed legally against this law. And so from the initial expected income, which was 11 billion euro, the actual income that was generated by the tax was 2.8 billion. In Repubblica Ceca, invece, il proprietario dell'azienda energetica EPH ha minacciato pubblicamente di trasferire all'estero una delle sue società a causa della tassa sugli extra profitti, inizialmente concepita per tassare al 100% gli utili a partire dal 2022. They were able to postpone the implementation of the windfall tax for 2023, so most of their profits are not taxed by the windfall tax, and also they were able to soften it that it's not 100% but only 60% from 2023. Anche la Spagna avrebbe riscontrato qualche problema nell'applicazione della tassa, un prelievo pari all'1,2% del fatturato a partire dal 2022. Entonces, Endesa y Iberdrola han denunciado, han recurrido esta tasa en un contencioso administrativo que todavía no está resuelto, porque lo que dicen es que lo que la Unión Europea recomendaba era una tasa a los beneficios y no a los ingresos y que esto les perjudica. A settembre 2022 era stato deciso a livello europeo un contributo di solidarietà sugli utili delle società di combustibili fossili superiori al 20% della media.
Secondo Fossil Free Politics, la tassa era stata annacquata dall'intensa attività di lobbying sulle istituzioni comunitarie. L'associazione di settore però nega corsie preferenziali. In an energy crisis, one that is linked to gas supply, I think it's just perfectly normal for the gas sector to engage in those discussions with the European Commission in this case. For me, it's common sense. Stando al rapporto Cold Homes, Hot Profits, stilato dalle associazioni ambientaliste, nell'anno successivo all'invasione russa dell'Ucraina ci sono stati oltre 200 incontri tra funzionari europei e lobbisti dei combustibili fossili, quasi uno per ogni giorno di lavoro. Leo Messi ha vinto il suo 8° pallone d'oro. Il fuoriclasse argentino, 36 anni, è stato premiato lunedì sera durante la tradizionale cerimonia a Parigi. Decisiva la vittoria della sua Argentina ai mondiali 2022 in Qatar. Tra le donne, quinta edizione femminile del pallone d'oro alla spagnola Aitana Bonmatí. Anche per lei fondamentale la conquista della Coppa del Mondo 2023 da parte della Spagna. Sul podio i probabili vincitori di future edizioni del pallone d'oro, terzo il francese Kylian Mbappé e secondo il norvegese Erling Haaland. Unico italiano in lizza Nicolò Barella, 27°. Con questo 8° trionfo Messi diventa irraggiungibile per tutti, anche per l'eterno rivale Cristiano Ronaldo, fermo a 5 palloni d'oro. Aitani Bonmatí, 25enne centrocampista del Barcellona, conferma il periodo d'oro del calcio femminile in Spagna. Erling Haaland, bomber del Manchester City, non è rimasto a mani vuote. Ha vinto il premio Gerd Müller come miglior attaccante dell'anno.